L'Istituto di Istruzione Superiore Rosina Salvo di Trapani aderisce al Piano Scuola Estate 2021 con l'obiettivo di potenziare le competenze disciplinari e sociali degli studenti, gettando le basi per una sorta di ponte che introduca al nuovo anno scolastico 2021-2022, restituendo spazi e tempi di relazioni importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo e identitario dei giovani. Anche in considerazione degli ultimi 2 anni trascorsi in emergenza pandemica, le modalità più opportune per realizzare tale ponte sono quelle attività laboratoriali che favoriscono la restituzione agli studenti di quello che è più mancato in questo periodo, ovvero la socialità, lo studio di gruppo, le uscite sul territorio e lo sport, al fine di recuperare almeno in parte la socialità perduta. Si è concluso così il 29 luglio il progetto PON a scuola d'impresa, il cerchio della vita, presso la tenuta Adragna di Pizzolungo, nell'ambito del quale i giovani studenti dell'Istituto Rosina Salvo di Trapani, accompagnati dagli esperti dottoressa Patrizia Barbera, counselor, e Francesco Virgilio, musicista e musicoterapista, hanno svolto un percorso esperienziale, introspettivo, emotivo e relazionale. Nelle parole della professoressa Rosaria Bonfiglio, tutor del progetto, l'orientamento, la consapevolezza e il potenziamento delle capacità di ogni singolo alunno assumono una funzione centrale e strategica per il successo formativo degli studenti, e il cerchio della vita è stato un ottimo trampolino di lancio per la crescita personale e interpersonale. La scelta di avviare i vari progetti a cielo aperto, sostiene ancora la dirigente scolastica professoressa Giuseppina Messina, ha permesso una maggiore partecipazione da parte degli studenti e ha dato la possibilità di riprogettare ambienti educativi come spazi privilegiati per nuove esperienze pluridisciplinari. Tra i progetti realizzati dall'Istituto Superiore Rosina Salvo di Trapani ricordiamo Sicili in Canto, con la performance finale il 10 luglio 2021 presso il teatro Nino Croce di Valderice, in occasione dell'evento Mister Volare di Domenico Modugno. I giovani studenti, guidati dall'esperto Piero Corso, hanno dato un importante contributo musicale, trattando il tema dell'immigrazione con testi e canti, tra questi Amata Terra Mia. Il progetto Sicili in Canto è stato promosso dall'Assessorato della Formazione e Istruzione Regione Sicilia. Il piano Scuola Estate 2021 dell'Istituto Rosina Salvo prevede tanti altri progetti che inizieranno alla fine di agosto, fra questi a scuola di paddle, beach handball, veleggiando, danzando.